provare queste scarpe. È rimasto solo un 35. Beh, va benissimo lo stesso. Terme della Salvarola, tutte le cure termali. Sono qui alla Salvarola con mia moglie per fare le cure inalatorie. Già alcuni anni che veniamo, ci fanno bene, ci troviamo bene, non abbiamo avuto le influenze solite, di conseguenza vuol dire che la cosa è positiva, ecco. Mi trovo molto bene, sono 4 anni, io ho fatto l'aerosol, umas e i fanghi piedi e mani, perché non camminavo quasi più, adesso come ti vado a ballare. Terme della Salvarola e Centro Benessere Balnea in collina a 3 km da Sassuolo, Modena. Buonasera, lutto nella parrocchia di Rometta, è scomparsa Angela Rabita, da tantissimi anni attiva nel volontariato, in particolare nelle sagre parrocchiali. La donna, che aveva da poco compiuto 80 anni, lascia il marito Orlando Giacomini, i figli Sergio, Franco e Paola, i nipoti Marco, Lorenzo e Alice, il fratello e le sorelle. Il rosario sarà recitato questa sera alle 20 in parrocchia, mentre il funerale è in programma per domani alle 16, sempre nella chiesa di Rometta. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione. Continua lo sforzo organizzativo nelle scuole dell'obbligo sassolesi per arrivare preparati al 14 settembre, data del rientro in aula degli alunni. Un paio di giorni prima del via, fa sapere l'assessore alla pubblica istruzione Corrado Ruini, partirà la sanificazione dei locali in tutte le scuole dell'obbligo, dai nidi alle medie, e poi saranno prese tutte le precauzioni necessarie a contenere il pericolo di nuovi contagi. Per rispettare le misure di contenimento del virus, in particolare il distanziamento interpersonale, ci saranno degli spostamenti. Oltre alle tre classiche della scuola media Leonardo da Vinci andranno alla media Ruini, continua l'assessore, e dalle 4 classi che dalla primaria Carducci scenderanno fino alla primaria San Giovanni Bosco, abbiamo avuto necessità di spostare una classe della primaria Vittorino da Feltre alla primaria Capuana. La macchina organizzativa ha bisogno anche del supporto dei cittadini. Per questo si cercano ancora volontari per disciplinare gli accessi e le uscite dalle scuole. Gli interessati possono rivolgersi all'ufficio scuola. Questa mattina abbiamo incontrato l'assessore Ugo Liberi per conoscere meglio il progetto Bike to Work e le agevolazioni legate all'utilizzo della bicicletta nel comune di Sassuolo. Il nostro servizio. Assessore, anche nel comune di Sassuolo ci sono delle agevolazioni per chi passa alle bici più che ai monopattini, diciamo alle bici elettriche. Diciamo alle bici in generale, elettriche e non. Già abbiamo dato dei contributi sull'acquisto per varie bici fino a 200 euro l'una, che fossero elettriche o a pedalata. Ora partirà un'altra fase di questa operazione, sempre assieme con i contributi della Regione, che forniremo assistenza economica per chi andrà a lavorare tramite le biciclette alla propria, da casa al lavoro, previo accordo con la loro impresa, perché non possiamo farlo per i singoli cittadini, ma per le imprese che aderiranno a questa iniziativa promossa dalla Regione e da noi ben accolta. Cioè le imprese già si sono schierate a favore di questo o i contatti sono ancora all'inizio? Alcune imprese si sono già schierate, ne stiamo cercando delle altre per avere un parco più ampio possibile, perché poi all'interno delle imprese dovranno, tramite app apposita dedicata, certificare e mettergli, stiamo guardando la forma, in busta pago comunque come contribuzione questa agevolazione, che dipenderà da quanti chilometri ognuno farà da casa al lavoro ogni giorno, per un massimo di 50 euro al mese. Diciamo che conviene. Conviene perché contribuiamo in generale alla nostra salute generale, che usiamo un po' meno la macchina. Conviene perché chi farà questo sforzo verrà premiato anche monetariamente, non sono cifre astronomiche, ma sempre un contributo alla propria bilancio economico. Sabato prossimo, il 5 settembre, riaprirà la Galleria d'Arte Jacopo Cavedoni. Il tema della prima esposizione allestita dopo la pausa estiva sarà macchine, filo conduttore anche della prossima edizione del Festival Filosofia. Ed ora passiamo allo sport.
A 33 anni, dopo una stagione da assoluto protagonista, Ciccio Caputo riceve la prima convocazione in nazionale. Il bomber del Sassuolo infatti prenderà parte alle due partite di Nations League contro Bosnia e Erzegovina e Paesi Bassi. Caputo non sarà l'unico nero-verde presente alle due gare dell'Italia. Ci sarà pure Manuel Locatelli, anche lui alla prima convocazione con la nazionale maggiore. In tutto i nero-verdi che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettive nazionali sono 12. Intanto oggi al Mapei Football Center sono partiti gli allenamenti collettivi della squadra di Mister De Zerbi. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì. Buona serata e buon weekend!